Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla nostra rubrica dedicata ai libri. Qui ci incontriamo per consigliare delle letture. Se vuoi recuperare i video precedenti, puoi iscriverti al nostro canale, ci trovi su YouTube di Mano in Mano, oppure sulla pagina Instagram di Mano in Mano Libri, le abbiamo raccolte tutte. Mi sono accorta che in questa rubrica non abbiamo ancora parlato di un autore giapponese, quindi recuperiamo subito. Oggi parliamo di uno scrittore molto noto, molto bravo, lo scrittore della meraviglia, che ha portato la letteratura giapponese in spazi nuovi e decisamente inattesi, Haruki Murakami. Haruki Murakami nasce nel 49 a Kyoto, ha tradotto in giapponese diversi autori americani come Salinger, Capote, Carver, Fitzgerald, ha venduto milioni di copie, è stato tradotto in tantissime lingue, oggi è uno degli scrittori giapponesi più amati. Parliamo in questa puntata del romanzo che lo ha reso un autore di bestseller, un romanzo che per me è stata una vera e propria scoperta, si chiama Kafka sulla spiaggia. Ed è un romanzo davvero denso dei significati, ci sarebbe tantissimo da dire, molto anche simbolico. Non riusciamo ovviamente a raccontare tutto quello che si trova tra le righe di questo meraviglioso libro, ma ci proviamo, è sicuramente una lettura consigliatissima. Kafka sulla spiaggia racconta di un viaggio, di una metamorfosi dei due personaggi principali che si alternano nelle vicende. Un capitolo è dedicato a un personaggio, il capitolo successivo all'altro protagonista e così via in modo alternato. Il primo personaggio è Tamura Kafka, che è un ragazzo di 15 anni, un adolescente, che scappa di casa per sfuggire a un'inquietante maledizione. Durante questo viaggio compie una metamorfosi, una trasformazione. Non a caso si è dato questo pseudonimo Kafka, che non è il suo vero nome. Ma per intraprendere questo viaggio deve colmare una grande assenza, una grande ferita, che è l'abbandono della madre quando era piccolo. Questa assenza gli fa scattare il desiderio di ricercare qualcosa ed è questo che lo attiverà nell'inizio di questo viaggio. Il secondo protagonista si chiama Nakata, è un anziano signore dal cuore molto buono, dalla mente semplice, che ha un dono molto speciale, quello di riuscire a parlare con i gatti. E inoltre avrà un ruolo cruciale nello svolgimento della vicenda perché sarà colui che metterà le cose al loro posto. Questi due personaggi sono simili e allo stesso tempo complementari. Sono simili perché entrambi intraprendono un viaggio, entrambi scappano dal loro paese, entrambi hanno subito un trauma molto forte nelle loro vite ed entrambi hanno in sé un'ambivalenza. Nakata si divide tra ciò che era prima di un misterioso incidente che lo ha reso stupido, come dice lui stesso, e il dopo l'incidente. E Tamura Kafka ha in sé un doppio che chiama il ragazzo chiamato Corvo. Questo alter ego durante la narrazione emerge e noi capiamo che c'è, che si presenta, perché la scrittura si fa in corsivo neretto. Sono anche, dicevo, personaggi complementari, esattamente opposti, uno è giovane, l'altro anziano, uno è irrequieto, l'altro è pacifico, uno è un precoce lettore, l'altro è un analfabeta, uno ha una mente molto stimolata, molto intelligente e l'altro ha un deficit molto forte causato appunto da questo incidente. Questi due personaggi si completano in qualche modo e il loro percorso, se parte da lontano all'inizio, progressivamente durante la narrazione le loro strade si incroceranno, si fonderanno e andranno a far parte del cerchio della vita in cui tutto deve accadere in un certo modo, in un certo tempo, con un certo ordine. Ecco, iniziamo subito da questo primo punto che ci suggerisce il racconto, che io ho trovato bellissimo: l'accettazione di ciò che deve avvenire, che deve accadere in un certo modo, e ci sono dei personaggi che avranno un ruolo determinante. Questa determinazione, questa circolarità ritorna anche nella stessa scrittura di Murakami, non solo in questo romanzo di Kafka sulla spiaggia, ma anche in altri suoi racconti. Ci sono delle cose che ritornano, come il parlare dei gatti, come il parlare del jazz, ma anche dei personaggi che ritornano, oppure minuziose descrizioni di persone che cucinano, piuttosto che mondi e dimensioni parallele.
ci sono proprio degli elementi che fanno parte di una circolarità, di un modo di raccontare, di narrare di Murakami assolutamente inatteso e meraviglioso. A permettere che tutto avvenga appunto come deve accadere, ci saranno altri due personaggi fondamentali che potremmo chiamare gli aiutanti degli eroi, che sono Oshima per Tamura Kafka e Oshino per Nakata, e significativamente questi nomi si somigliano tra loro, anche loro hanno similitudini e complementarietà come i protagonisti, che aiuteranno i nostri eroi appunto a completare la metamorfosi. Un'altra cosa che accomuna le opere di Murakami, non tutte ma la maggior parte, è un certo grado di surrealismo, definito anche realismo magico, cioè intervengono degli elementi sovrannaturali che i personaggi all'inizio non capiscono, ma poi progressivamente accolgono, e anche il lettore si porta ad abituarsi al mondo borderline che Murakami gli propone. Questi elementi sovrannaturali sono anche la presenza di fantasmi, la presenza di kami, direbbe la cultura giapponese, quindi divinità o demoni che intervengono nella vita dei protagonisti per aiutarli nella vicenda oppure metterli in difficoltà. E queste presenze ci sembrano progressivamente naturali e il mondo surreale, onirico, incredibilmente fantasioso di Murakami comincia a diventare quotidiano e vicino, intimo. Nonostante Murakami parli di cose molto surreali, oniriche, fantasiose, non si può definire un genere fantasy il suo, è perché ha un aspetto di realismo molto forte, soprattutto nelle descrizioni, è molto umano, molto familiare, parla delle manie di ciascun essere umano, delle sue debolezze, delle sue potenzialità. Per questo ci sentiamo anche molto vicino ai personaggi che racconta, nonostante parli di una umanità anche senza mediazioni, spesso proprio ci arriva alla pancia, ci arriva allo stomaco, e spesso la sua scrittura facciamo fatica a coglierla, sia perché ripete tantissimo dei dettagli, ma anche perché ti racconta le cose così come sono, senza fronzoli, senza mediazione, e molte volte è un aspetto che turba, che inquieta, e io credo proprio che questo sia uno degli aspetti più interessanti di questo scrittore, che riesce ad attraversare la pagina e arrivare al lettore. La scrittura di Murakami è onirica, è come svegliarsi dopo aver fatto un sogno, allo stesso modo in cui noi ci ricordiamo qualcosa e qualcosa no. Anche quando si legge Murakami, qualcosa si capisce, qualcosa no. Perché questo scrittore spesso non dà risposte, ma apre centinaia di domande e può fare sparire improvvisamente un personaggio o farne ricomparire uno, può portare avanti un argomento che non risolve, che rimane aperto, ma perché così è la vita, così va la vita. Certe cose non vengono risolte, le persone tendono a dire le cose continuamente, ad esprimere delle manie, e nella sua scrittura, nei suoi personaggi c'è incredibilmente questo aspetto realistico e umano che ci appartiene. Un altro punto che mi è piaciuto tantissimo di questo romanzo è il ruolo centrale dell'arte. L'arte come pittura, l'arte come musica e l'arte come lettura. Infatti uno dei luoghi principali sarà proprio una biblioteca. L'arte in questo romanzo ha la capacità di cambiare le persone. Torniamo alla metamorfosi del libro. L'arte ha la capacità di entrare dentro l'animo umano e modificarlo profondamente, migliorare le sue relazioni, migliorare il rapporto che ha con se stesso, e ogni personaggio, in un modo del tutto diverso, propone questa trasformazione, questa evoluzione, e la racconta grazie appunto al suo incontro con l'arte. Murakami è lo scrittore della meraviglia. È uno scrittore normalmente che divide nei lettori che incontro, alcuni lo amano la follia e altri invece lo detestano. È come se non ci fosse una sfumatura di grigi con questo scrittore, o lo ami o lo odi. È uno scrittore intenso, assoluto, borderline, e non è facile approcciarsi alla sua scrittura, ma è uno dei pochissimi scrittori
che ho incontrato nella mia vita, che è stato capace di meravigliarmi ogni riga. E questa capacità di meravigliare non è affatto facile, questa capacità di attraversare la pagina e arrivare al lettore, di parlare di cose profondamente intime, quotidiane, e farle divenire così oniriche, surreali, fantasiose, è un'abilità davvero eccezionale.